Buonasera. Buonasera a tutti voi, Giovanni. Ti sei occupato molto spesso del, diciamo, della criminalità ambientale, sì. Ma io ti chiedo adesso qual è la situazione complessiva, secondo te, dal tuo osservatorio della legalità in questa regione, del rispetto della legalità in questa regione? Perfetto, colgo l'occasione anche per chiederti qualche minuto in più perché vorrei fare un ragionamento un po' articolato. Prego. Anche perché parliamo di un tema, un termine inflazionato, abusato. Prima si parlava dell'anno zero, per quanto riguarda la legalità in questa regione siamo sotto zero, altro che anno zero. Molti si sciacquano la bocca con questa parola per indossare un vestito pulito. No, parto da qualche esempio nazionale per arrivare alla nostra piccola regione. Bisogna rispettare la legalità con i fatti e non solo con le parole. Facciamo qualche esempio, l'ex responsabile, sono esempi attuali delle misure di prevenzione, il giudice Silvana Saguto, di giorno paladina della legalità, di notte affarista e sboccacciata, con i figli di Paolo Borsellino, il magistrato ucciso da Cosa Nostra e da apparati dello Stato, come la grande retata dell'ANAS, appalti truccati, giro di mazzette, 10 arresti, tra cui l'ex sottosegretario Dem Meduri del Partito Democratico. Tra gli arrestati due imprenditori catenesi antimafia, uno doveva diventare leader degli industriali come Antonello Montante, Roberto Elg, Ettore Incalza. Proprio sull'ANAS ci sono le dichiarazioni di un testimone di giustizia, legami tra criminalità organizzata e dirigenti ANAS, Impregilo, Autostrade per l'Italia e Forze dell'Ordine. E arriviamo al Molise, lo stesso testimone di giustizia Gennaro C, che ha denunciato nella nostra isola infelice un appalto al carcere di Larino vinto da un'azienda della famiglia Vuolo, vicina e imparentata con gli esponenti del clan d'Alessandro di Castellammare di Stabia. Perciò a me mi hanno fatto un po' ridere l'ultima frase dell'ex sindaco di Isernia: il nostro territorio si salva un po' di più. Vorrei capire qual è questo territorio che si salva un po' di più. Beh, in Molise tutto tace. Nel gennaio del 2014, nella nostra regione, lo scrive la DIA, Direzione Investigativa Antimafia, nella redazione del primo semestre del 2014 si è registrato il sequestro di un'impresa individuale di distribuzione di carburanti con sede a Vinchiaturo in provincia di Campobasso, intestata a un prestanome del clan Contini, ma tutto tace, non c'è nessun dibattito. L'esempio non lo faccio perché l'hai fatto tu nel servizio precedente: le 144 persone indagate, il sistema di appalti truccati e gare vinte dei soliti amici degli amici, 27 milioni di euro gestiti da chi? Come? In che modo? Per un quartello di imprese, un vero monopolio creato tra amministratori, tecnici e imprenditori. Però dobbiamo farcele delle domande. Chi non ha fatto il proprio dovere? Chi è il commissario del governo per il dissesto? Chi non ha vigilato? Molti italiani, diceva Enrico Berlinguer, si accorgono benissimo del mercimonio che si fa dello Stato, delle sopraffazioni, dei favoritismi, delle discriminazioni, ma gran parte di loro è sotto ricatto. Sono passati 34 anni dall'intervista di Berlinguer sulla questione morale, e in Molise esiste la questione morale datata 28 luglio 1981, ma cosa è cambiato? In Molise cosa è successo? Prima si parlava degli anni 80, io vi leggo delle dichiarazioni del 2010 dell'ex sgovernatore del Molise, Michele Iorio: questa regione non è l'Eldorado delle mafie, non è il luogo in cui possono essere realizzate impunemente impianti impattanti, discariche incontrollate o altri tipi di iniziative che sono in grado di danneggiare i cittadini o il territorio in cui vivono. Nel 2014 l'attuale sgovernatore del Molise, Frattura, fa un'altra dichiarazione: ci impressiona leggere delle mire espansionistiche sul nostro Molise, terra da sempre refrattaria a ogni forma di collusione con il malaffare. Non lo sarà mai il nostro Molise terra di conquista per personaggi senza scrupoli. Terremo alta la guardia. Qual è la differenza tra il vecchio e il nuovo? Gli stessi pericolosi dilettanti di prima, capeggiati dal distruttivo sgovernatore Michele Iorio, sono gli stessi di oggi, capeggiati dal distruttivo sgovernatore Frattura. Hanno cambiato semplicemente casacca, ora ne indossano una di colore diversa. Scarabeo, vogliamo ricordare queste cose, arrestato per frode fiscale e truffa aggravata, quante giacche ha indossato? Francesco Di Falco, addirittura nominato e poi sostituito al Corecom, condannato dal Tribunale di Larino per induzione indebita per la schifosa vicenda Open Gates. Noi siamo un popolo con la memoria corta, il passato lo cancelliamo con una spugnetta. Ottobre 2010, Procura della Repubblica di Larino, operazione Open Gates, sversamenti di sostanze altamente tossiche, intrecci criminali
locali tra pubblici ufficiali operanti all'interno di strutture amministrative regionali e provinciali, spregiudicati imprenditori, fitta trama di contatti, ben organizzato sodalizio criminale. Abbiamo dimenticato l'operato di Antonio Del Torto, quello che provava l'acqua davanti alle compiacenti telecamere? Con chi parlava al telefono Del Torto? Oggi chi gestisce la cosa pubblica? Il nodo è politico, diceva Borsellino. E Borsellino diceva anche un'altra cosa: la rivoluzione si fa nelle piazze con il popolo, ma il cambiamento si fa dentro la cabina elettorale, con la matita in mano, quella matita più forte di qualsiasi arma, più pericolosa di una lupara e più affilata di un coltello, perché dipende da noi, siamo noi che dobbiamo ribellarci, come si sono ribellate le mamme di Venafro, come si sono ribellate le mamme di Campochiaro, che tu hai seguito da vicino. Ora tocca alla sanità, dobbiamo ribellarci per pretendere una sanità pubblica e non una sanità privata, dobbiamo ribellarci per avere un'acqua pubblica e non la privatizzazione dell'acqua. I cittadini devono riappropriarsi del proprio futuro, anche e soprattutto attraverso il voto, come diceva Paolo Borsellino. Come si possono affrontare questi temi, scusate, fondamentali, no? La programmazione, lo sviluppo, la legalità, se la cosa pubblica è rappresentata da Galeotti. Oggi noi molisani siamo rappresentati e non c'è dibattito su questo tema, nessuno ne parla, sembra tutto normale. Siamo rappresentati da un tizio condannato in via definitiva. Il presidente del Consiglio regionale, ricordiamolo, è stato condannato in via definitiva. Tu mi correggerai, giustamente, c'è una sentenza di riabilitazione. È stato riabilitato, sì. Io ti dico, è vero, c'è una sentenza di riabilitazione, ma è un alibi. Perché le sentenze di riabilitazione non cancellano i reati commessi in passato, perché la politica con la P maiuscola non ha bisogno di sentenze di riabilitazione, ma ha bisogno di persone con le mani pulite. E poi volevo rispondere, se è possibile, perché se ho qualche altro minuto di tempo, perché mi sono appuntato delle cose, no? Soprattutto prima parlavo, i fatti devono sostituire le parole. Io prima, dall'intervento del vicepresidente nazionale, ho visto che le parole sono state sostituite dai fatti. I 3.000 euro, il limite di 3.000 euro. Cioè ci sono esponenti che si occupano di antimafia, magistrati che parlano di una scelta sbagliatissima. Ma chi è che va in giro con 3.000 euro in mano? Perché bisogna alzare il limite? Si fa l'esempio della Germania. Perché non si fa l'esempio di altri stati dove l'hanno abbassato ulteriormente il limite dei 3.000 euro? Il lavoro. Si parla di lavoro in questa regione. Ma quante aziende sono state mal gestite dalla politica? Quanti soldi sono stati regalati in passato per accontentare gli amici, per il consenso elettorale, per lo scambio elettorale? Io do un voto a te, tu dai la speranza a me. I giovani, la stessa cosa, sono sempre termini inflazionati, si utilizzano sempre questi termini per raccontare, insomma, per continuare a prendere in giro i molisani. I giovani se ne scappano da questa regione perché vedono sempre le stesse facce. Ultima cosa e chiudo. Parliamo degli anni 80, forse delle infiltrazioni. Qua dobbiamo parlare degli ultimi anni. Nel 2007 nel nucleo industriale Fossili Venafro c'erano i Ragosta, che avevano due aziende, la Rerre e la Fonderghise, i Ragosta che erano legati al clan Fabrocino, non lo dice Paolo De Chiara, lo dice un rapporto dei Carabinieri. Questo territorio è campo di operazioni illecite, è campo di controllo camorristico. Ma quante relazioni dobbiamo leggere per capire che qui operano le organizzazioni criminali? Altro che territorio che si salva un po' di più. Qui c'è la Camorra, qui c'è l'Andrangheta, a Termoli c'è un'andrina di 'Ndrangheta. Nel 2000 il rapporto annuale sul fenomeno criminale organizzato dice che a Termoli i militari dell'arma hanno tratto in arresto un latitante, Bidognetti, che era legato ai Casalesi. C'è un altro rapporto del 2003 che parla della presenza della cosca a Bellocco. A Boiano, prima il presidente De Matteis, no, diceva Boiano, parlavate di Boiano, delle prossime elezioni. A Boiano c'è un gruppo di persone che è stato arrestato, è stato condannato perché gestiva le macchinette mangiasoldi, andava nei locali, non solo a Boiano, attraverso la violenza imponeva che dovevano sostituire le loro macchine con le macchine criminali, perché per fare questo, secondo i magistrati della Procura della Repubblica di Campobasso, sono scesi in Calabria a chiedere consenso all'Andrangheta. E quindi allora dobbiamo aprirgli gli occhi. Paolo, ovviamente, bene, la legalità è fondamentale, perché nella presenza anche della mentalità criminale, non solo delle organizzazioni criminali, è un tappo per l'economia, Paolo, concorrenza sleale. Questo è il punto. Ovviamente chi giocava con le macchinette mangiasoldi e faceva delinquenza pura, voglio dire, non c'entra niente con De Matteis.
Sembrava abbinato nel corso del ragionamento. Per chiarezza, Paolo, in un minuto, in 30 secondi però, siamo fuori tempo massimo. Secondo te la presenza di Legnini a Campobasso è un personaggio, no? Il dopo Mattarella, il capo del CSM, questa magistratura, come dire, che deve combattere, deve decidere, deve giudicare chi veramente è colpevole e chi no. Può essere di aiuto? E secondo te Legnini conosce la situazione del Molise che tu in maniera così precisa hai descritto? Io non so se Legnini o lo stesso Mattarella conoscano la situazione del Molise, non la conosciamo noi la situazione del Molise, non possiamo pretendere che la conosca Legnini. È importante però parlare con i ragazzi, è importante incontrare i ragazzi vanno sollecitati, secondo Pertini, uno dei più grandi presidenti, altro che quelli passati, i giovani non hanno bisogno di sermoni, i giovani hanno bisogno di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo, quello che non esiste in questa regione. E questo tuo intervento, questa tua ultima domanda mi ha fatto ricordare una cosa, volevo correggerti, non condivido il tuo pensiero. Io da cittadino non devo aspettare il terzo grado di giudizio, la politica non può aspettare il terzo grado di giudizio, la presunzione di innocenza è una cosa che riguarda la giustizia, che riguarda i magistrati, la politica non deve aspettare la presunzione di innocenza. Io da cittadino devo pretendere che un politico che è coinvolto anche in indagini debba lasciare il campo e debba andare in tribunale, debba andare ai magistrati a difendersi. In altri stati dei ministri si sono dimessi per aver copiato una pagina di una tesi, non l'intera tesi, una pagina. Invece da noi sembra che facciano carriera, sembra che tutto quello che c'è alle loro spalle faccia curriculum per dare la possibilità un giorno di fare il presidente della provincia, un giorno di fare il sindaco, un giorno di fare l'assessore e poi il presidente della regione. Va bene, ok. Io confermo a te e ai telespettatori che il 6 di novembre faremo una puntata esclusivamente dedicata alla legalità, carte alla mano, mi procurerò altre carte, tu ne hai delle tue, ci confronteremo con altri ospiti per parlare di legalità, perché avete ragione, il livello di guardia deve essere alzato in questa regione. Grazie Paolo, grazie del tuo contributo. Grazie a voi, buon proseguimento. Dobbiamo chiudere celermente, Rosario De Matteis, su questa questione della legalità in questa regione. Paolo De Chiara ovviamente, lo dice con passione, ha detto delle cose nelle quali crede. Che io non condivido, vabbè, ma insomma è questione ma di opinioni. Dica di pensiero. Il suo pensiero sulla situazione molisana. Sulla oggi. Situazione molisana, certo, la legalità è un elemento essenziale perché si possa costruire un futuro di questa regione. Indubbiamente sentivo che ci sono infiltrazioni, questo è un fatto grave, bisogna vigilare. Ma lui insomma parla sempre a ragion veduta, devo dire. Sì, non sì, è sì uno ma su che, questo non metto in dubbio. Anche perché su queste cose non puoi altro, scherzare. No. E condivido con lui quello che bisogna alzare la guardia, stare attente, perché insomma logicamente lui citava anche negli anni passati ci sono state infiltrazioni e purtroppo che hanno danneggiato questa regione, indubbiamente, e quindi penso che bisogna essere attenti e chi ha il compito di vigilare lo deve fare. Dove ci sono i soldi c'è la malavita. Ci sta sempre la malavita. Insomma, o quantomeno organizzazioni. Ma questo non solo nel Molise avviene. No, no, certo. Fortuna noi siamo ancora, diciamo, entro certi limiti rispetto ad altre regioni. Paolo Spina. Noi come Confcommercio della legalità sono 3 anni che ne abbiamo fatto. Farete un convegno sulla legalità? Noi facciamo ogni anno, il terzo anno, la giornata della legalità che cade il 25 di novembre. Quindi per noi la legalità è fondamentale, perché per quello che ci riguarda noi combattiamo appunto l'abusivismo, il lavoro nero, il racket, l'usura, contraffazioni, evasione ed elusione fiscale e corruzione e burocrazia, perché molto spesso la corruzione fa rima con burocrazia. Riguardo ai 3.000 euro, mi sembra che abbia fatto un discorso qui c'è una estremamente aperta, diciamo così. Insomma, sì, anche perché ci sono quando favorevoli ci sono contrari. Quando il costo della tracciabilità sarà a carico non dei commercianti, ma della collettività, allora va anche bene, insomma, è uno dei tanti. E poi abbiamo le scatole cinesi e l'evasione e l'elusione,
non è sui 1.000 o i 3.000 euro, insomma abbiamo cose ben più importanti. Bene, Carlo Veneziale, un concetto di Paolo De Chiara è quello che il politico, sì, giustamente il giudizio di innocenza c'è fino al terzo grado, ma un politico solo se inquisito, dice Paolo De Chiara, deve lasciare il suo posto. Lei che pensa di questo? Penso che con lo stesso ragionamento un giornalista querelato per diffamazione dovrebbe fermarsi di scrivere. Beh, io ne ho avuto uno di querelato. E non si è fermato. Però poi non mi sono fermato, ma sono stato assolto. Appunto, ed è questo il ragionamento. Ed è proprio lì che la volevo condurre e lei ha colto, naturalmente non avrebbe potuto non farlo. Allora, Paolo è un amico, lo conosco da tempo e tra l'altro ne stimo e ne apprezzo molti dei suoi interventi giornalistici. Lui ha fatto un intervento che io dividerei in due. C'è l'aspetto dei dati, che sono oggettivi. Oggettivi. Quelli sono dati, dubbio. Paolo, Paolo si documenta, studia, si sbaglia, per si carità, documenta. Si documenta, studia e fornisce un quadro che ci deve imporre, ci deve, cioè le istituzioni, le forze dell'ordine, la magistratura, imporre di tenere una guardia non alta, altissima. C'è il resto, che sono le sue considerazioni, delle quali ne condivido solo alcune, devo dire la verità, in questa occasione poche. Questa, rispetto alle indagini in corso, è una di quelle che non condivido. Però conviene evidenziare che i cittadini, diciamo, sono distanti dalla politica anche per queste storie che escono tutti i giorni. Non c'è dubbio che la distanza però dalla politica rispetto alle storie che escono tutti i giorni è anche particolarmente aggravata, e mi consente in questo caso una critica, rispetto al mondo dell'informazione, se posso. Sì. Siamo tutti criticati. Rispetto a quando la notizia dell'inquisizione fa titolo a sei colonne e la notizia dell'assoluzione fa trafiletto in terza pagina. Questo è vero. Fa trafiletto in terza pagina. Questo è vero. Quindi io mi aspetterei che naturalmente l'attenzione dell'opinione pubblica e quindi anche dei mass media sia altissima rispetto ai fatti che accadano, ma mi aspetterei anche che poi quando questi fatti non trovano fondamento, e anche io qui concludo, e anche in questo caso rispetto a un amico che è l'atteggiamento di Emilio Izzo alla manifestazione annunciata, un amico col quale tra l'altro stiamo condividendo anche un percorso comune rispetto alla prefettura di Isernia, in questo caso non ne condivido, ma lui, so bene che lui apprezzerà perché è una persona aperta al dialogo e al confronto, non ne condivido una manifestazione pubblica che tende a stigmatizzare la presenza ad un congresso, ad un convegno. Tra l'altro dove invitati sono i ragazzi delle scuole, della più alta carica istituzionale. Ma guai fosse se non potesse andare, anzi secondo me il Presidente Frattura fa benissimo a essere presente e i ragazzi ascolteranno da Giovanni Legnini, che è persona che conosciamo e che, del cui profilo lo conosciamo, una sicuramente lezione sull'aspetto della legalità e siccome gli strumenti debbano essere tenuti in questo territorio. Io immagino che Izzo avrà fatto questo accostamento, guardie e ladri, una vicino all'altra, no, tra virgolette, con il senso dell'ironia. Beh, se è ironico ci sta. Con il senso dell'ironia, ricordandoci di un vecchio film. Luigi Brasiello non ha il tempo di parlare più, se deve dire qualcosa a Paolo De Chiara lo può fare, ma non mi sembra che ci sia niente da replicare. Lei mi deve dire una cosa invece, queste riunioni carbonare di Isernia, che poi alla fine l'hanno buttata giù dal vertice del comune e anche della provincia conseguenzialmente, ci sono state o no? Allora, intanto io credo che sia stato quello che è stato fatto nei confronti del comune di Isernia, dell'amministrazione, dei cittadini, è stato un atto di viltà politica, perché hanno messo in mezzo argomenti come la condivisione, il programma e quant'altro che nulla avevano a che vedere con i veri motivi per i quali è accaduto quello che è accaduto. E i veri motivi, io l'ho detto, l'ho già detto, lo ribadisco, sono stati motivi di poltrone. Per arrivare a tutto questo ci sono stati gli incontri, lo ribadisco, senza problemi. Ai primi incontri ha partecipato o no? A assolutamente incontri. Sì, l'ho già detto, lo ribadisco, nei primi incontri ero presente anche io, insieme anche con qualche consigliere comunale che inizialmente era tra i 10 e poi successivamente è rientrato con me. Quindi ho le prove di quello che dico. E si cercava all'interno della giunta di Isernia
una rappresentanza che potesse essere più vicina a una parte del Partito Democratico. Io non voglio attaccare il Partito Democratico, perché c'è stata una parte che mi è stata vicino, vicinissimo, e un personaggio ce l'ho alla mia destra in questo momento, ma c'è stata un'altra parte che ha remato contro, non contro il sindaco di Isernia, non contro gli assessori, ma contro la città di Isernia. Ed è per questo motivo che io inizialmente volevo, tra virgolette, abbandonare la scena, oggi devo fare delle riflessioni. Si ricandiderà a sindaco di Isernia? Questo è prematuro per dirlo. Certamente non lascerò in mano la città, non lascerò la città di Isernia in mano a persone che hanno solo interessi di poltrone e non di altro. Mi fanno segni disperati dalla regia, siamo andati fuori tempo massimo anche stasera. Ringrazio gli ospiti, vi ricordo replica domani alle 16, siamo in rete in tempo reale e se lo vorrete staremo insieme ancora venerdì prossimo e faremo il ricordo, il triste ricordo della tragedia di San Giuliano di Puglia. Grazie, buonanotte a tutti. Moby Dick, in collaborazione con La Ciucculella. Torna Millipar, un programma a cura di Pasquale Di Bello, da mercoledì 14 ottobre alle ore 21 su Telemolise. Cerchi il risparmio ma non vuoi rinunciare alla qualità? A Termoli un solo nome, supermercati Gran Risparmio. Gastronomia, macelleria, ortofrutta, consegna a domicilio gratis. Supermercati Gran Risparmio, a Termoli, nel cuore della città.